Ma io penso più che altro che questa sia stata la maturità del cambiamento, della svolta, perché ritengo che dal Ministero abbiano puntato tutto sulle competenze piuttosto che sulle nozioni, sul nozionismo, perché credo non sfugga a nessuno, insomma, che autori come Moravia, come Quasimodo non siano affrontati praticamente dal 90% dei ragazzi d'Italia e quindi forse hanno proprio voluto spezzare, cioè dando loro degli argomenti che erano quasi sicuri non avessero fatto, cercando di vedere se erano in grado, attraverso le strutture, attraverso gli studi, attraverso le materie e gli autori che avevano fatto durante l'anno, se erano poi in grado di affrontare anche qualcosa che arrivava a loro così per la prima volta. Poi di sicuro c'era la possibilità di spaziare in un ambito che a mio avviso era il tema dell'eccellenza, cioè quello di Oriana Fallaci, perché decifrare un pensiero così controverso, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista politico e anche giornalistico, non è facile, però era davvero molto interessante. L'omaggio a Piero Angela, a mio avviso, dava la possibilità proprio di sognare, di guardare avanti, di partire dal reale per poi guardare avanti. Però io ritengo che questi temi fossero inaspettati e quindi non graditi sicuramente dai ragazzi, ma credo che dal prossimo anno noi insegnanti forse finalmente daremo molto meno peso a quello che sono le cose da fare piuttosto che al come farle. E quindi rispetteremo sicuramente le indicazioni di programma, ma forse le faremo in maniera un pochino più indirizzata verso quelle che sono le competenze, le capacità piuttosto che le nozioni.